Ayrton, per sempre nel cuore. Un volume per ripercorrere le memorabili gesta dell'indimenticato pilota brasiliano, tragicamente scomparso il 1 maggio del 1994 in seguito ad un terribile incidente durante il Gran Premio di San Marino. Senna si spegne a 34 anni, una vita davanti e una alle spalle, costellata di trionfi passati alla storia. Una storia che lo stabiese Carlo Ametrano decide di mettere nero su bianco per onorare la memoria di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. Edito da Giovanni Petagna, il volume può essere acquistato in edicola al prezzo di 15 euro. Il libro è pronto, Senna è nel cuore, e ci resterà per sempre. Dall'istituzione del Senna Fan Club a Castellammare alla pubblicazione di questo volume, passando per le esperienze e i ricordi che legano Ametrano al pilota sudamericano, un rapporto viscerale con un campione speciale che questo libro vuole contribuire a rendere immortale. Ma per me questa giornata è la più bella della mia vita. Ringrazio lo sponsor Gaetano Maresca che mi ha accompagnato a questo evento. E per me è un'emozione unica perché Ayrton è sempre nei nostri cuori. Le va di raccontarci un aneddoto, un episodio della vita di Senna che più le è rimasto impresso e che più lei considera da tramandare ai posteri? Ma Ayrton ci sono tante cose da raccontare che non finiscono mai. Lui comunque resterà sempre un mito, resterà sempre nei nostri cuori e non morirà mai. Perché la gente dopo 21 anni, tutta questa gente pure a Sorrento per Ayrton, significa lui ha segnato a tutti. Lo sponsor, un messaggio ai lettori, perché leggere questo libro? Perché farsi trascinare dalla verve sportiva, sentimentale di Ametrano? Perché anch'io sono uno sportivo e mi è piaciuto come abbiamo organizzato tutto questo e io ho fatto lo sponsor per lui perché lui è veramente, ci tiene per questa Ayrton Senna e sono molto contento di tutto, che è riuscito tutto bene. Che migliore della costiera, questo lo voglio dire perché è l'unica persona che a Sorrento mi ha dato disponibilità di questo evento e Gaetano Maresca merita molto, tanto, perché il numero uno a Sorrento è in Campania. Possiamo dire Maresca garantisce per Ametrano e Ametrano ricambia il favore. Maresca, Senna, Ametrano, un trio vincente. Roberto Giugni ci racconta il carattere del brasiliano ai tempi in cui correvano insieme in kart. Roberto Giugni, definire sfortunato quel weekend sarebbe un puro eufemismo. Il venerdì si schianta a Barrichello, fortunatamente senza gravi conseguenze. Passano 24 ore e Ratzenberger è vittima invece di un incidente mortale per una plane drammatica chiusa da Ayrton Senna. Da quel giorno possiamo dire che la Formula 1 non è stata più la stessa. Beh sì, la Formula 1 è cambiata da allora, non è più la stessa. Sia come sicurezza è cambiato tutto, che come meccanica, come macchina, ecco. Loro erano anche molto più umani adesso c'è troppa elettronica, adesso sarebbe assurdo a 17 anni essere già in Formula 1, 18 anni, ecco. Considerando che noi iniziavamo a correre a 14 anni in car, per cui con l'altra fila, essendo arrivato a 24 anni in Formula 1, per cui il pilota si fa aiutare troppo dall'elettronica e dalla meccanica, che adesso vale sopravanzi il pilota. L'inverso di quello che Senna voleva dimostrare che era il pilota che sopravanzava sopra la meccanica, che lui voleva dimostrare superiore alla macchina. Che, adesso è difficile farlo, adesso è impossibile. Cioè. Cambia la meccanica, cambia la Formula 1, rimangono ricordi intensi di un campione come Senna. Qual è il suo ricordo di Ayrton, dei primi passi fino alla consacrazione? Beh, lui era cresciuto perché lui aveva solo una prerogativa, vincere e basta. Lui interessava solo vincere. Infatti lui in kart non ha ricevuto quello che ha dimostrato in Formula 1, perché non ha mai riuscito a vincere un mondiale, è arrivato due volte secondo. Li ha persi perché lui non si accontentava mai, lui voleva essere sempre davanti in qualsiasi situazione. E ricordo all'History 79 quando lui in una prefinale lui poteva accontentarsi per arrivare nei primi, ma lui voleva sempre arrivare davanti e andò fuori con quello davanti a lui. C'è quello davanti a lui che ripara il motore, lui essendo lì attaccato andò fuori e partì dietro di me, partì settimo nella prima finale. Per lui, nonostante questo, poi arrivò secondo lo stesso. Consideriamo se lui fosse arrivato davanti, avrebbe vinto quel mondiale lì, senza problemi. Lui partiva dietro di me, riuscì ad arrivare secondo, però non riuscì a vincere il mondiale, perché non si accontentava mai. Lui, in qualsiasi gara, qualsiasi giro per giro, per lui era una qualifica, non era una gara. Lui voleva sempre essere davanti. Per lui non voleva accontentarsi, lui voleva sempre sopravanzare gli altri. Beh, per qualche caso non è riuscito a vincere un mondiale, che dopo ha vinto il Formula 1, ecco. Avrebbe vinto già due mondiali avrebbe potuto vincere.
Senta, questi sono i giorni della querella tra Rossi e Marquez, uno scontro che molti associano alla rivalità che c'era in passato tra Senna e Prost. Lei è d'accordo o ritiene questo paragone un attimino irriverente, se vogliamo? Ma no, non so parlare i motori con la Formula 1, no, ma molto diverso, ecco. Posso solo dire che i conti si pareggiano fuori pista, non puoi pareggiare in pista dei tuoi problemi con gli altri piloti, ecco. Se non ti fanno i problemi personali in pista non devi lasciare andare, ecco. Non puoi vendicarti in pista di quello che ti ha fatto del privato, ecco. Come dire, se, io faccio una, se tu mi fai una cosa meglio dopo te la rifaccio indietro, cioè, come se ne provo, se mi butto fuori dopo mi rifaccio l'anno dopo e mi rifaccio, ecco. Però nei motori mi sembra un po' un'esagerazione, ecco. Poi chi abbia ragione due non lo so, perché ognuno può avere la sua ragione, ecco. Dopo solo che in pista bisogna pensare andare a vincere, non a buttare fuori quell'altro. Non vinco io, però non vinci neanche tu, per me è sbagliato, ecco. Cioè, è un po' troppo. Dopo si succede questo, perché. Però se nessuno ci dà il fermo, per me è la federazione che ha sbagliato, non doveva dare il fermo prima, ecco, se sapevo questa cosa qui, ecco. Bisogna prima avvisare, dopo. Perché pensando che è scaduto Marquez, se fosse caduto, fosse stato investito, cosa sarebbe successo? C'è un problema, perché dopo diventi dei problemi? Sì, perché c'è quello lì, non sono nelle macchine sulle ruote, cioè, se uno cade, si dico un Simoncelli, poi vedi cosa è successo. Cioè. Per quelle vendette per me bisogna fare dall'altra parte, si possono pareggiare i conti in pista, ecco. Per me, perché per me ha sbagliato Rossi, dopo. Comunque adesso la prossima gara bisogna fare il partire ultimo tutti e due, poi migliore vince, è sempre stato giusto così, però la federazione forse non ha capito anche lì come da fatto i regolamenti, ecco. Solo questo. Per me era da mettere l'ultimo tutti e due la prossima gara e poi che migliore vinca, non squalificare solo uno, esatto. Oppure bisognava squalificare subito Rossi o anche quell'altro fermarlo, esatto, al momento, per me. Per dopo.